Nel 2020 avevo visto che nel 2021 ci sarebbero stati almeno 26 anniversari di eruzioni vulcaniche. Avevo pensato, farò un video per ognuna di queste eruzioni nella data esatta dell'anniversario. Ovviamente il 2021 è andato come è andato e non sono riuscito a farlo. Ve lo racconto qua come è andato il 2021. Non che ora stia finendo così bene, non so se si vede, sono raffreddatissimo, ma voglio chiudere col botto quest'anno, sperando che il prossimo sia meglio, lo auguro anche a voi, facendo un riassunto generale di quelli che sarebbero stati gli anniversari ricorrenti nel 2021. Vi dico anche che ben sei vulcani che vi mostrerò in questi anniversari hanno eruttato anche nel 2021. Quindi prendete nota, scrivetelo nei commenti e vediamo effettivamente quanti ne riuscite ad indovinare. Iniziamo subito. Questi anniversari si riferiscono a un arco temporale di 120 anni, cioè tutto il Novecento, il secolo scorso, e il 2001 e il 2011 di questo secolo. Iniziamo dall'Holobaugh nel 1911. Si trova nell'area nord dell'isola Nuova Britannia, che è l'isola più grande dell'arcipelago di Bismarck ed appartenente alla Papua Nuova Guinea. Con una quota di 858 metri, ha prodotto un'eruzione con un VEI, cioè un indice di esplosività vulcanica, pari a 4. Data sia la zona che l'anno, è comprensibile che non ci siano molte informazioni. Passiamo al 1921. Nessun anniversario. Coincidenze? E quindi andiamo avanti al 1931. Ci troviamo in Kamchatka. Sì, quella del risico. È la vetta più alta della Kamchatka ed anche la tredicesima vetta più alta del mondo, con una quota di 4.754 metri sopra il livello del mare, è il Kluchevskoj, che nell'agosto del 1931 inizia un'eruzione con un banalissimo VEI-2, che è durata appena un mese. Giusto per farsi inserire in questa lista. Ancora nel 1931 c'è l'eruzione dell'Aniakchak. Questo vulcano, con una quota di 1341 metri, è il vulcano più attivo nell'area est dell'arco vulcanico delle Aleutine, al nord dell'Oceano Pacifico. Stando all'osservatorio vulcanologico dell'Alaska, l'eruzione ebbe inizio il 1 maggio del 1931, ma solo 10 giorni dopo, l'11 maggio, si registra l'eruzione più violenta, con un VEI pari a 4. Nel 1941 non entra in eruzione nessun vulcano, anzi termina quella iniziata qualche anno prima dal Santorini. Quindi spostiamoci subito al 1951 e ritorniamo in Papua Nuova Guinea. Questa volta ad entrare in attività nella notte del 18 gennaio del 1951, appunto, è il monte Lamington. A 3 giorni dall'eruzione collassa la parte nord dell'edificio vulcanico, producendo un devastante flusso piroclastico che distrugge praticamente qualsiasi cosa in un raggio di circa 12 km. Ci furono vittime fino a 14 km dal vulcano, nella zona di Igaturu. Nonostante l'eruzione venga classificata con un VEI 4, si contano oltre 3.000 morti e 5.000 sfollati. Epica la foto della Jeep incastrata tra gli alberi. Spostiamoci appena 3.900 km ad ovest e ci ritroviamo in Indonesia. Stesso anno, eruzione del Kelud. Con una quota di 1.731 metri sopra il livello del mare, nasconde al suo interno un lago intracraterico che si forma durante le stagioni delle piogge. Come sappiamo, la combinazione tra eruzione ed acqua non è mai buona. Infatti, la produzione di lahar ha causato negli anni numerose vittime. Sebbene quella del 1951 non sia l'eruzione né più catastrofica né più importante, anche se comunque ha un indice di esplosività vulcanica pari a 4, va ricordata perché ha causato l'approfondimento del cratere di ben 70 metri. Cioè, potete immaginare che il lago all'interno del cratere è sprofondato di 70 metri. Anche il 1961 ci concede un anno di riposo, mentre il 1971 è il secondo anno per numero di eruzioni avvenute. Al primo posto troviamo il 2011, quindi rimanete fino alla fine, che lì ci divertiamo. Il primo del 1971, anzi, la prima di quell'anno, fu l'Etna.
con due delle eruzioni più importanti. Ogni volta che si nomina l'Etna potrei fare video per ore, quindi mi limito. Mi limito appunto a dire che durante quelle eruzioni, una iniziata il 5 aprile e l'altra il 12 giugno, vennero distrutti sia l'osservatorio vulcanologico che la funivia dell'Etna. E dettaglio, forse un pochino più importante, è che si formò il cratere di sud-est. Quello che aveva eruttato nel 1931 con un Vey 2 si fa vivo di nuovo nel giugno del 1971, è il Kruchevskoj, questa volta con un Vey pari a 1. Dalla Russia spostiamoci in Cile. Siamo nella regione Aysén, nel sud del Cile. Con una quota di 1950 metri troviamo il vulcano Hudson. Data la latitudine, all'interno del cratere vi è un ghiacciaio. E come abbiamo già detto, pessima combinazione. Infatti nell'agosto-settembre del 1971 un'eruzione con un miserrimo Vey 3 nella zona nord-ovest causò una serie di lahar che causarono la morte di 5 persone. Per chiudere in bellezza il 1971 andiamo al 26 ottobre. Questo vulcano resterà pressoché ignoto negli anni fino a qualche tempo fa. Questo vulcano si trova alle Canarie, esattamente nell'isola di La Palma, nella zona sud. E sì, fa parte del complesso vulcanico del Cumbre Vieja. Vi suona? Il vulcano Teneguía produce l'eruzione più breve della sua storia dal 1430, con una durata di appena 24 giorni ed un indice di esplosività vulcanica pari a 2. 1981, vulcano Alaid o Atlasov. Il 27 aprile produce una delle eruzioni più forti delle isole Kurili con un Vey pari a 4. Con una quota di 2285 metri, questo è il vulcano più alto dell'arcipelago russo situato a sud della Kamchatka. L'area è completamente disabitata e quindi per fortuna non ci sono vittime. Una volta tanto. Un'altra eruzione che portò all'evacuazione dell'isola senza vittime è quella del 15 maggio 1981 dell'isola Pagan. Anche qua un record. È il vulcano più grande e più attivo dell'arcipelago delle Marianne e l'eruzione del 1981 fu la sua più forte mai registrata con un Vey pari a 4. Andiamo avanti ed arriviamo al 1991. Il 2 aprile avviene un'eruzione che è la seconda più forte dello scorso millennio. Ne abbiamo già parlato. È il Pinatubo. Questa eruzione ha avuto un Vey uguale a 6. Il 12 giugno, dopo una serie di esplosioni freatiche dei mesi precedenti, parte la vera e propria eruzione con una colonna di cenere alta 19 km. Questa eruzione portò alla formazione di una caldera ampia 2,5 km. Come vi dicevo in questo video, prima dell'eruzione del 1991 la gente neanche sapeva che il Pinatubo fosse un vulcano. Io non oso immaginare le reazioni. Già menzionato per l'eruzione del 1971 il Cerro Hudson in Cile. Se nel 1971 aveva fatto appena un Vey 3, nell'agosto del 1991 produce un'eruzione con un Vey pari a 5. Per capirci, è quella del 79 d.C. del Vesuvio. Per fortuna quell'area non è popolata e quindi non ci furono vittime. La combinazione fra le ceneri del Pinatubo e poi quelle dell'Hudson arrivate in atmosfera contribuirono a far abbassare le temperature medie globali per qualche anno. Finito il Novecento, ci spostiamo in questo secolo e nel 2001 ci sono stati soltanto due vulcani che hanno eruttato e di uno abbiamo pochissime informazioni e dell'altro troppe. Il primo è lo Shiveluch, che è il più grande, il più attivo e quello con l'attività più costante della Kamchatka. Qualche altra cosa, no? Di cui però sappiamo solo che ha prodotto qualche esplosione e flusso piroclastico nell'agosto del 2001. E poi c'è l'Etna, di nuovo, che, come per ogni eruzione, si possono sempre dare una quantità enorme di informazioni. Non per nulla è uno dei vulcani più studiati al mondo. Ho scelto solo due eventi da ricordare. Il primo, la distruzione della funivia, di nuovo. Sì. E il secondo, la formazione del cratere di Piano del Lago. Ci sarebbe un terzo aneddoto non proprio vincolato all'Etna, ma più alle ceneri emesse dall'Etna, che riguarda un me tredicenne sfruttato dal vicino di casa per spazzare tutta un'area del complesso per soli 20 euro. Passiamo al 2011, che è meglio.
Stavolta non vado in ordine cronologico, ma di spettacolarità, ovviamente, secondo me. Iniziamo con il Nabro, con una quota di 2218 metri e il più alto stratovulcano della depressione Danagil in Eritrea, Africa. Quella del giugno 2011 è stata la prima eruzione nota di questo vulcano e purtroppo ha lasciato il segno, un Vei 4 che causò almeno 7 vittime. L'Hudson e l'Etna sono quelli che si sono fatti sentire di più, quindi figuriamoci se potevano perdersi di fare un'eruzione anche nel 2011. Dopo l'ultimo Vei 5, l'Hudson ha fatto solo spaventare, producendo un'eruzione con un indice di esplosività vulcanica pari a 2. Ah vai, Hudson. Che Hudson fai? Mentre l'Etna, solo nell'arco del 2011, ha fatto 18 eruzioni. Figuriamoci se le possiamo parlare in un video di ricapitolamento. Ricapitolazione? Di recap. Restano gli ultimi due. Spostiamoci in Islanda, dove l'eruzione pliniana del Grímsvötn, iniziata il 21 maggio, causò il blocco dello spazio aereo nord Europa fino al 25 maggio. Panico. E ora chiudiamo in bellezza con quello che secondo me è l'eruzione più spettacolare in assoluto di sempre. Non lo so, a me è la mia preferita. Ed è l'eruzione del 4 giugno 2011 del complesso vulcanico Kordongauje Puyehue. Alto appena 2236 metri, si sveglia dopo 51 anni di inattività con un Vei 5, producendo quello che fino ad oggi è l'eruzione più potente del XXI secolo. Una delle cose più affascinanti di questa eruzione è stata la dispersione delle ceneri, che in appena 2 settimane completarono completamente il giro dell'emisfero australe, ritornando in Cile. Ne avevamo già parlato in questo video. E queste sono state le eruzioni anniversario del 2021. Siete riusciti a indovinare quali vulcani hanno eruttato anche quest'anno? Ora ve li elenco e voi nei commenti mi fate sapere quanti ne avete indovinati. Allora, Etna e Hudson, che come abbiamo visto non mancano mai. Poi, dalla Kamchatka, che esiste anche fuori dal risico, il Kluchevskaya e lo Shiveluch, poi il Pagan ed infine l'ormai famosissimo Cumbre Vieja, che intorno alla terza settimana di dicembre del 2021 è stata dichiarata conclusa l'eruzione iniziata il 19 settembre. Ora, caro Sansa, io vi chiedo un paio di cose. La prima, oltre a farmi sapere nei commenti quale avete indovinato e se ne avete indovinati, fatemi sapere se volete approfondimenti su qualcuno di questi vulcani o su qualcuna di queste eruzioni. Ovviamente mi riferisco alle più recenti, perché quelle prima degli anni, direi 70, è difficile riuscire a ritrovare informazioni. Quindi dal 1970 in poi, se qualcuna di queste eruzioni ha destato vostro interesse, fatemelo sapere, così eventualmente faccio un video specifico. Poi, come al solito, vi invito ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. E per finire, se questo video vi è piaciuto, condividetelo e lasciate un like. Questo era l'ultimo video del 2021, con la speranza che nel 2022 possano arrivarne molti di più. Ci spero. E vi auguro che il vostro 2022 possa essere quantomeno migliore del 2021. E con questo vi saluto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, caro Sansa. Non è Covid.